Sindaco, qual è la situazione a Vasto per quanto concerne l'emergenza coronavirus? È una situazione che si profila sotto controllo fin dai primi giorni. Siamo a 19 casi attualmente sui 26 che vi erano stati. Stiamo aspettando 7 guarigioni, ovvero i secondi tamponi di 7 persone, quindi scenderemo quasi sicuramente a 11 casi. Frutto questa situazione soprattutto di una grande opera da parte di tante persone che non finisco mai di ringraziare, ma anche del grande senso civico e della collaborazione dei vastesi. Quanto concerne invece l'ospedale San Pio, cosa possiamo aggiungere? Ci sono anche lì alcuni contagiati, niente di allarmante, è qualcosa di fisiologico che ci si aspettava rispetto a una pandemia, ma si garantiscono i servizi in maniera egregia, H24, è una situazione anche lì sotto controllo dal punto di vista sia epidemiologico, sia della diffusione, sia della circoscrizione del virus, grazie anche all'opera del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Si guarda la fase 2 di questa emergenza, Sindaco, al 4 maggio, quello che potrà accadere, la città di Vasto è pronta a ripartire? La città deve ripartire, la città ripartirà perché è una città e sono cittadini che ogni qualvolta vi è una caduta hanno la grande forza, il grande coraggio, il grande senso civico di rialzarsi a essere testimonianza e anche in un certo senso emulazione rispetto agli altri, quindi esempio. Ci rialzeremo seguendo quelle che saranno le direttive del Ministero, quelli che saranno diciamo, gli aiuti di Stato, gli aiuti dell'Europa, tutto ciò che il Comune potrà fare in una fase 2 e che già ha fatto in maniera, credo, completa in una fase 1. Purtroppo Vasto, come tutte le città d'Italia, ma a questo punto del mondo rispetto a una pandemia, vivrà una situazione comunque di distanziamento sociale, quindi sicuramente di un turismo che sarà in netto calo, come sarà in netto calo in tutto il mondo. Bisogna fare fronte comune con i centri del Vastese, col governo, con la regione soprattutto, con i rappresentanti del territorio, con le associazioni di categoria, insomma con quella rete che ci circonda fatta di tanti portatori di interessi, di tante persone che possono contribuire a dare una mano alle attività economiche, ai comuni, alle fasce bisognose per essere pronti alla nuova dimensione del coronavirus.